Sì, allora, la strategia odierna è una strategia sul gold. Stavo aspettando, diciamo, un ritracciamento in questa prima parte di sessione, anche se vedo che il mercato sta già provando a strappare e ha appena fatto nuovi massimi intraday. Vabbè, comunque intanto spiego la strategia, anche perché, diciamo, ecco, probabilmente vedremo volatilità nella seconda parte di giornata e quindi non è escluso che effettivamente il mercato possa ballare tra supporti e resistenze. Quindi vado sul gold perché comunque stiamo entrando, diciamo, ecco, nell'ottica, l'hai detto anche tu in apertura, che la Fed potrebbe, diciamo, ecco, effettivamente iniziare, anzi ormai è abbastanza scontato che a settembre si assista ad un taglio dei tassi, e anche ora piuttosto probabile che ne vedremo un ulteriore taglio a dicembre, specie se, come detto, dovessero arrivare segnali di rallentamento dell'economia americana tali da spingere la Fed a tagliare i tassi. Ricordo che in questi ultimi giorni le aspettative per quanto riguarda un primo taglio dei tassi a settembre sono arrivate quasi al 70%, ma di fatto anche a quello che è cambiato è che a novembre, dove comunque non si attendono tagli dei tassi, di fatto a novembre le probabilità di stare ancora sui tassi attuali, a livelli come quelli attuali, sono appena del 16%. Quindi, diciamo, ecco, se non sarà settembre, sarà novembre, ma molto probabilmente un taglio dei tassi nell'arco di queste due sessioni lo avremo. E per quanto riguarda dicembre, abbiamo invece una probabilità poco sotto al 50% di vedere il mercato obbligazionario star sotto di 50 punti base rispetto a quello che è il livello attuale. Quindi, e questo è un dato, diciamo, ecco, in netto cambiamento rispetto a soltanto qualche settimana fa. Quindi questo è chiaramente un quadro che dovrebbe perlomeno andare a rafforzare le aspettative rialziste del gold. Gold che, come spesso accade, ha trovato un minimo settimanale nella giornata di martedì, gold che tende ad essere piuttosto debole nei primi 2 giorni della settimana e poi, diciamo, ecco, l'ultima parte è solitamente a livello probabilistico legata ad aspettative rialziste. Mi sembra che abbiamo fatto un'ottima base di accumulo a quota 2362 e da qui ieri siamo saliti in maniera importante. Per quanto riguarda la giornata odierna, chiaramente molto dipenderà dai dati che usciranno, diciamo, ecco, sul fronte dell'inflazione, ma anche qui soltanto, dal mio punto di vista, soltanto un dato più alto delle attese per quanto riguarda l'inflazione. Quindi soltanto qualora dovessimo vedere inflazione in aumento e minori richieste di sussidi di disoccupazione, questo è uno scenario che chiaramente dovrebbe alimentare un rally dei rendimenti per quanto riguarda l'obbligazionario e produrre delle vendite sul gold. Però mi sembra in questo momento lo scenario meno probabile. Per tale ragione l'operatività è un'operatività long in buy limit, a quota 2375, quindi su un livello che aveva assunto il ruolo di ex resistenza nella giornata di martedì, e quindi, insomma, ecco, se il mercato dovesse andare a ritestare questo livello andrei a riposizionarmi long. Lo stop è a quota 2360, quindi su questi minimi, appunto, settimanali, mentre il target è a quota 2400 punti, invece appunto su quelli che erano stati i massimi di venerdì scorso.